non è più quella che vota a giugno. La città metropolitana e i suoi 3 milioni di abitanti sono il futuro della nostra città. Non è una formula politica. Anzi, ad oggi il problema è che la città metropolitana è solo una formula politica. Noi dobbiamo dare invece la possibilità di affrontare alcuni problemi che non hanno confini urbani. Io vedo anche molte delle cose di cui mi sono occupato io in questi anni, l'inquinamento, i trasporti. Io credo che abbiamo fatto delle cose importanti in questi anni, ma penso che possono funzionare nei prossimi 5 solamente se cambiamo di scala, se coinvolgiamo un territorio più vasto. E anche per questo Beppe settimana scorsa ha incontrato tutti i sindaci della città metropolitana e molti di loro hanno già sottoscritto il sostegno alla sua candidatura. Se la vogliamo così otteniamo dei risultati importanti. Diceva prima il professor Veca, diceva We are a dream. E Milano, nell'immaginario del paese, è il luogo dove si realizzano i sogni. E per realizzare i sogni serve fantasia, ma serve anche capacità concreta di realizzare le cose. E tutte le persone con cui parliamo sappiamo che hanno un problema nella testa, il fatto che o loro o i loro figli, o purtroppo anche persone di età più avanzata, in questo momento continuano ad avere la preoccupazione del lavoro. Ecco, noi nei prossimi 5 anni dobbiamo essere la giunta del lavoro, dobbiamo essere quelli che lavorano concretamente, giorno dopo giorno, con l'ossessione che le nostre azioni devono offrire opportunità ai nostri concittadini, devono creare posti di lavoro. Milano è la città dove si realizzano i sogni. Noi sull'ambiente abbiamo fatto dei cambiamenti importanti, però io credo che abbiamo delle prospettive, delle potenzialità importanti. Milano è una città d'acqua, dopo Beppe ci parlerà dei navigli, io ho scritto un libro bellissimo sulla riapertura dei navigli. Ecco, io penso che lì noi possiamo davvero pensare di riuscire finalmente a tenere insieme crescita economica, crescita ambientale, capacità di andare verso le pedonalizzazioni, cosa a cui tengo particolarmente, capacità di tenere insieme turismo, sviluppo economico, crescita e crescita ambientale. Sono temi che non sono più conflittuali come venivano letti un tempo e di cui forse oggi possiamo fare sintesi. Vado a chiudere. Dietro di me avete visto, tra le tante foto, quella del 3 di maggio, la manifestazione dopo gli scontri dei Black Bloc. È un'immagine a cui molti di noi sono legati per quello che rappresentava quel giorno e per quello che può rappresentare il futuro. Noi crediamo nella politica, crediamo che i nostri valori e la nostra visione ci aiutino ad affrontare concretamente le cose. Non sopportiamo quel qualunquismo dei sono tutti uguali e vogliamo battere la Lega di Salvini che dice aizza i problemi ma non presenta mai una soluzione. A noi ci piace quella folla, quella immagine, perché c'è la politica, ma la politica funziona se sta nella società, se sta nella comunità. Lì c'è il mondo del lavoro, c'è il mondo dell'associazionismo. Ci sono quelli che si arrabbiano quando la nostra città viene deturpata e ci sono quelli che si imboccano le maniche tutti i giorni per renderla migliore, per superare le ingiustizie che ancora permangono nella nostra comunità e nella nostra città. Allora noi in questo modo, in questa alleanza tra cittadini, associazioni, volontariato, mondo del lavoro e politica, vogliamo costruire le primarie del 6-7 febbraio, vogliamo costruire le elezioni di giugno e proprio per questo pensiamo che Beppe sia la persona giusta per fare il prossimo sindaco di Milano. Se la vogliamo tutti insieme, noi ce la facciamo.